Buongiorno a tutti e bentornati con un nuovo Technical Topic. L'argomento di oggi risponde ad un'unica fondamentale domanda. Come faccio a reperire tutti i requisiti, i dati necessari per la verifica di accesso al Superbonus 110% utilizzando il software EC700 già in mio possesso? Come molti di voi già sapranno, Edilclima sta preparando una soluzione dedicata, ossia il modulo EC778. EC778 sarà un modulo integrato in EC700 che sicuramente vi farà risparmiare un sacco di tempo, perché oltre a questi requisiti vi produrrà anche la documentazione da caricare sul portale Enea e le asseverazioni. Nel frattempo però voi avete un programma già molto ricco che vi fornisce un sacco di parziali di calcolo utili per ottenere fin d'ora la risposta alla domanda principale. Come faccio ad accedere al Superbonus 110%? In questo video risponderemo a come reperire la percentuale di superficie interessata dagli interventi, le trasmittanze utili e il doppio salto di classe conforme alla definizione di APE convenzionale. Inoltre vedremo come risolvere questo doppio salto di classe in maniera molto semplice e veloce con il modulo EC720 e al termine del video daremo un'occhiata in anteprima al nuovo modulo EC778 che è oramai quasi pronto. Passiamo quindi al primo di questi requisiti. Verifichiamo come fare a calcolare la percentuale di superficie interessata dagli interventi. Abbiamo aperto un lavoro con 4 unità immobiliari e siamo andati ai risultati fabbricato. Qui vedete i risultati dell'involucro e nella scheda energia invernale avete una serie di dettagli. Nella sottoscheda scambi termici per componente trovate la distinta di tutte le strutture presenti all'interno del lavoro, strutture opache, componenti finestrati e ponti termici. Ipotizziamo, per esempio, in questo lavoro di voler andare a isolare il soffitto verso sottotetto. Sono 4 unità immobiliari e non sappiamo se arriviamo a raggiungere il 25% della superficie disperdente. Ebbene, per calcolare questo dato è molto semplice, dovete andare a prendere la superficie del soffitto, in questo caso S1, si parla di superficie lorda e qui trovate già la somma di tutte le superfici S1 presenti all'interno dell'intero edificio, se in alto a sinistra avete selezionato il check intero edificio, o di ogni singolo alloggio, se state richiedendo Superbonus come unità funzionalmente indipendente. La percentuale in questo caso è ottenuta mediante il rapporto tra S1 con i suoi 238 metri quadri di superficie lorda disperdente diviso la somma di tutte le superfici disperdenti opache e finestrate. Quindi in questo caso ho raggiunto il 27% e questo è un intervento trainante a tutti gli effetti. Andiamo avanti e vediamo come si ricava invece il concetto di trasmittanza da verificare ai fini del Superbonus. Bene, l'allegato E del decreto requisiti tecnici parla di trasmittanza utile, quindi sappiate che in tutti i risultati di tutti i componenti dell'involucro voi trovate un campo che si chiama trasmittanza U energia. Questo è il valore che dovete verificare rispetto al decreto requisiti tecnici, quindi rispetto ai limiti dell'allegato E, per verificare se avete accesso al Superbonus 110%. Vi ricordo che è richiesta in realtà la verifica della media delle trasmittanze utili. Quindi qualora interveniate su più componenti, caso tipico è il cappotto su tutta la parete di facciata in cui sono presenti anche per esempio dei sottofinestra, dovrete fare la media tra la parete e sottofinestra, intese sempre come trasmittanze utili, quindi senza l'effetto dei ponti termici. Nei risultati fabbricato abbiamo una scheda proprio dedicata al calcolo delle trasmittanze medie. Qui trovate, nella parte bassa, le trasmittanze medie complessive dell'involucro. Queste medie complessive sono disponibili nella forma con ponti termici, che per questo scopo non ci interessa, e senza ponti termici. La colonna senza ponti termici vi riporta soltanto le strutture o le finestre di tipo T, U e G organizzate per macrocategorie, muri, pavimenti, soffitti e componenti finestrati. Questo tipo di calcolo vi è quindi molto utile nel momento in cui siate intervenuti sia sulla parete che sul sottofinestra, perché vi ricordo non dovete verificare puntualmente parete e sottofinestra, ma basta la media dei due.
Veniamo quindi al terzo vincolo. Bisogna verificare il doppio salto di classe. Ci siamo addentrati nella maschera attestati energetici, questo è il modulo EC705. Qui vedete che abbiamo a disposizione l'ape distinto per ciascuna delle quattro unità immobiliari, ognuna con la sua classe, o in alternativa il software EC700 con EC705 vi consente di fare l'ape per intero edificio. L'ape per intero edificio è conforme alla definizione che viene data dal decreto requisiti tecnici, quindi potete stare tranquilli, selezionate il pulsante edificio e avete la classe effettivamente calcolata in conformità alla definizione. Dovete stare soltanto attenti a rispettare i requisiti che il decreto richiede, ossia inserite nella situazione post intervento soltanto i servizi che erano già presenti nella situazione ante. Quindi attenzione, questo è uno dei casi in cui effettivamente ad oggi dovete stare attenti, perché non c'è questo automatismo ancora, ma ci sarà. Vediamo anche altri piccoli dettagli che vi possono tornare utili. Vi ricordo, non tutti lo sanno, che i pulsantini con le info azzurre che voi vedete di fianco alla vostra classe energetica vi mettono in evidenza dei parziali di calcolo molto interessanti. In particolare qui stiamo vedendo i valori limiti delle classi energetiche. Il limite tra la classe A1 e la B rappresenta il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio di riferimento. L'altra info invece vi mette in evidenza il parametro legato all'involucro, quindi l'indice di prestazione termica utile per riscaldamento dell'edificio di riferimento, quindi le PHND limite. Immaginiamo invece di essere in possesso anche del software, quindi del modulo EC720, che molti di voi già avranno modo di utilizzare. In questo caso avete la possibilità di creare degli scenari. Siamo partiti da uno stato di fatto non particolarmente performante e abbiamo detto che vogliamo simulare degli interventi migliorativi. Per esempio, ipotizziamo di voler isolare il solaio confinante verso sottotetto non climatizzato, che impiega il 25%, 27% della superficie disperdente, quindi è intervento trainante, e poi vogliamo sostituire con delle caldaie a condensazione le quattro caldaie tradizionali autonome. Con EC720 potete fare l'intervento del fabbricato, dovete solo avere l'attenzione che la trasmittanza U di energia del soffitto sostituito sia inferiore ai limiti del decreto requisiti tecnici. In questo caso siamo in zona E e abbiamo una trasmittanza di 0,197, quindi sotto lo 0,2. Potete adattare i ponti termici, come vedete nella parte inferiore della maschera, perché chiaramente l'isolamento del sottotetto implica che ci sia una maggiore incidenza del ponte termico, e potete poi quindi inserire anche i vari sistemi di generazione autonomi alloggio per alloggio, andando per esempio a indicare la presenza di quattro caldaie a condensazione. Nei risultati vedete che abbiamo ottenuto il doppio salto di classe. Il doppio salto di classe in questo caso è visibile per edificio, poiché come vedete nella parte superiore della maschera è presente il check edificio. Questo calcolo, avendo coinvolto unità residenziali e avendo coinvolto unicamente i servizi di riscaldamento acqua calda già presenti nell'ante, è già conforme alla definizione di APE convenzionale. Potete anche togliere il check edificio se le unità sono funzionalmente indipendenti e vedere la distinta del doppio salto di classe zona per zona. Vi sottolineo infine che è disponibile la funzione esporta scenario. Questo vi consente di esportare un lavoro elaborato proprio già con gli interventi migliorativi che abbiamo ipotizzato, quindi in cui troverete il soffitto coibentato e le quattro unità immobiliari già dotate di caldaia a condensazione. Tutto questo vi è utile in preparazione al nuovo modulo EC778. Andiamo quindi a dargli un'occhiata in anteprima. Vedrete, avrete un pulsante dedicato agli incentivi fiscali in cui potrete creare tante pratiche quante ne volete creare. E in questo caso, ad esempio, è stata scelta una nuova pratica di super bonus. All'interno di questa nuova pratica abbiamo caricato il lavoro pre-intervento, cioè il lavoro nella situazione relativa allo stato di fatto. Abbiamo scelto di riferire questa pratica all'intero edificio
e abbiamo considerato ovviamente i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. Abbiamo scelto che l'intervento trainante riguardi le parti comuni condominiali e abbiamo appunto applicato l'isolamento termico per oltre il 25% della superficie disperdente. Abbiamo inoltre agganciato quello che abbiamo modellato prima, ossia l'intervento trainato di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria con caldaia a condensazione. Nelle maschere successive vedrete il calcolo in automatico dell'ape convenzionale, quindi con la situazione ante e post intervento, il doppio salto di classe che C778 questa volta farà, già considerando l'eventuale vincolo di scorporare i nuovi servizi energetici se non presenti nella situazione ANTA. E poi nella sezione dei requisiti tecnici vedremo anche gli interventi trainanti e trainati con tutti i relativi limiti. È poi possibile gestire anche pratiche di ecobonus oltre a superbonus. Per esempio, in questo caso vi sto mostrando un'ipotesi di ecobonus soltanto per un singolo alloggio, in cui ho ipotizzato con ecobonus 65% di voler utilizzare il comma 347A, quindi di sostituire l'impianto di climatizzazione invernale e acqua calda. Anche in questo caso vengono verificati i requisiti richiesti. Quindi si tratta proprio di una piccola anteprima di quello che avrete. Vi ricordo che poi questo software vi produrrà anche le schede informative, le asseverazioni e tutti i dati da caricare sul portale Enea. Si sta definendo ancora il modello di APE convenzionale, che sarà un modello ad hoc, e per questo motivo vi invito a continuare a seguirci. Ricordatevi che il software C700 già in vostro possesso contiene moltissimi parziali che vi consentono già fin d'ora di avere tutti i parametri a vostra disposizione. Il nostro servizio di assistenza tecnica è sempre al vostro fianco per aiutarvi. Il superbonus 110% è una grande rivoluzione dell'edilizia, per cui continua ad affrontarla insieme a noi.